Allora, mister, seconda uscita stagionale, se vogliamo metterci anche l'amichevole col Follo, una squadra sicuramente di caratura superiore a quella del Follo, questo è evidente, anche se fa la terza serie tedesca, ma è certamente una squadra importante anche come nome. Sì, ma adesso, a prescindere dal risultato, le partite in ritiro servono per staccare un po' dalla monotonia del lavoro dei doppi allenamenti, il risultato è veramente relativo. Certo, si è vista anche un po' la differenza, diciamo, fisica, loro sono più avanti, hanno cominciato prima. Sì, se non sbaglio loro iniziano il campionato 2 settimane prima di noi, perciò sicuramente sono avanti di condizione. E la cosa importante per noi è cercare di portare avanti così quella che può essere la nostra idea di come impostare la fase offensiva e difensiva. E stiamo ovviamente lavorandoci sopra e pian piano dobbiamo arrivare alla partita di campionato al massimo della condizione. Ecco, qualche acciaccato, ma è una cosa normale quando si riparte, no? Sì, ma niente di preoccupante, nel senso che i giocatori, soprattutto dal punto di vista fisico, in questo momento sono impegnati in stress notevoli, e perciò ci sta che abbiano qualche acciacco, ma niente di rilevante. Ecco, hai, diciamo, la società, ovviamente, sentendo anche il tuo parere, ha preso 4 attaccanti centrali, diciamo, è tornato Pio, è arrivato anche Soleri, che è un altro attaccante centrale. Diciamo che si vedrà spesso e volentieri un po' il tipo di formazione che abbiamo visto nel primo tempo, con un giocatore un po' sotto punta, quasi un trequartista, e 2 giocatori davanti alla difesa, un po' come giocavamo a volte l'anno scorso. Sì, noi così, anche l'anno scorso difendevamo in una maniera e attaccavamo in un'altra, a seconda di quelli che erano gli interpreti, soprattutto a livello offensivo. Quest'anno, con l'arrivo di Soleri e il ritorno di Pio Esposito, abbiamo anche la possibilità di giocare con 2 vere prime punte, senza dimenticare ovviamente Falcinelli e Di Serio, che hanno caratteristiche diverse, ma i 4 giocatori offensivi più verde sono tutti giocatori che così possono giocare insieme senza nessun problema dal punto di vista tattico. Ecco, stanno arrivando anche i portieri, che è l'ultimo tassello, insomma, che mancava. Pensi che in questo momento la tua rosa sia completa? Sì, io credo di sì, nel senso che noi abbiamo un blocco squadra dell'anno scorso, della passata stagione, molto importante. I giocatori hanno dato tutti la disponibilità nel rimanere, che è la cosa fondamentale per me. E quelli nuovi che sono arrivati hanno la voglia giusta per inserirsi in un gruppo che sta bene insieme, perciò era importante così. E costruire. Ricominciare dal gruppo che ha finito l'anno scorso, sì, che ha fatto bene. Dopo il girone, dopo il mercato di gennaio, la squadra ha ottenuto buonissimi risultati, adesso quelli ovviamente vanno dimenticati, però lo spirito deve essere lo stesso. Quindi sei ottimista? Sì, perché ripeto, la squadra lavora nella maniera giusta. Il campionato di Serie B è un torneo sempre difficoltoso per tutti, lo sappiamo, però noi abbiamo così le nostre possibilità di giocarcela con ogni squadra. Grazie. Prego.